Abbiamo iniziato un percorso che oggi ha visto tantissimi protagonisti e coprotagonisti, perché la Regione Sicilia, nella figura dell'assessore Razza che ha firmato il protocollo, perché solo il lavoro del gruppo può far sì che si raggiungano obiettivi. Questo è il primo obiettivo. Noi speriamo di coinvolgere la comunità europea, coinvolgere il ministro degli esteri per i fondi per la prevenzione con l'estero. Speriamo di coinvolgere tantissime figure istituzionali. Ci auguriamo che il sindaco ci dia ascolto, perché è un'opportunità per Palermo avere una sede così prestigiosa, e noi ci auguriamo di incontrarlo presto per poterlo aggiornare su tutto quello che è il nostro lavoro. Oggi è un appuntamento assolutamente importante, anche perché si stanno discutendo con tutti i paesi del Mediterraneo le problematiche della sanità animale. Non dimentichiamo che la salute dell'animale è strettamente connessa alla salute dell'uomo, e c'è il concetto della One Health, dove salute animale, uomo, ambiente devono essere tutelati tutte e tre nello stesso modo. E un altro concetto importante riguarda anche il commercio degli animali, e deve essere, noi dobbiamo garantire la salute dell'animale anche per i nostri prodotti alimentari. E un'altra parte, un altro punto importante che si sta discutendo è il climate change, il cambiamento climatico, dove iniziamo a vedere nuove malattie che prima non erano presenti, proprio per questo che è fondamentale scambiare le informazioni, i dati tra i vari paesi del Mediterraneo.